Discussione sul piano strategico a cui il Comune ha chiamato la città è molto importante, perché dobbiamo guardare all'oggi, ma per guardare all'oggi dobbiamo guardare anche al domani. Credo che il punto fondamentale a Bologna, come nelle altre città italiane, sia oggi nella crisi economica che stiamo vivendo, quello di guardare a tutte le possibilità di rilanciare delle linee di sviluppo. Anzi, credo che anche sul piano delle politiche nazionali quello che viene chiamato un piano per le città sia una cosa molto molto importante, perché le imprese stanno facendo il loro dovere, ma non bastano le imprese che esportano, bisogna che si rilanci un po' tutta l'economia paese e quindi ripartire dalle città per uno sviluppo virtuoso, sostenibile in tante direzioni. A Bologna io credo che noi dobbiamo puntare sulle vocazioni della città, quindi tecnologia, capacità industriale, capacità di innovazione, ma anche cultura, creatività, industria culturale. E Bologna Fiere naturalmente vuole fare la sua parte. Siamo una fiera importante, siamo assieme a Milano tra le due prime fiere italiane, siamo la fiera che ospita le manifestazioni dei grandi distretti produttivi emiliano-romagnoli, dalla meccanica agricola all'automotive, alla ceramica, alla cosmetica, e siamo anche la fiera dell'industria culturale, fiera del libro, artefiera. E quindi innanzitutto credo che possiamo dare un contributo a questo orizzonte di Bologna. Noi lavoriamo perché assieme al Comune si possa anche delineare uno sviluppo ulteriore, un'innovazione ulteriore del quartiere fieristico, e quindi nel piano strategico credo che potremo cogliere l'opportunità di intanto realizzare questa innovazione del quartiere e poi di dare valore a questo progetto molto importante che oggi il sindaco Merola e il Comune stanno portando in porto, della riconversione del piano per la mobilità. Io credo che per Bologna Fiere sia molto importante un collegamento con la stazione, così come è molto importante il collegamento tra la stazione e l'aeroporto. Possiamo essere la fiera più facile da usare, perché abbiamo un casello autostradale a pochi metri dall'accesso della fiera, abbiamo una ferrovia che arriva in fiera, e quindi l'idea del servizio ferroviario metropolitano e del nuovo sistema di mobilità può far diventare Bologna Fiere appunto la fiera nella quale si arriva più facilmente, o in macchina o ancora meglio in treno. Faccio un'ultima domanda, il quartiere fieristico l'anno prossimo estenderà la propria area, se non sbaglio, insomma, quindi questo è un segnale di un aumento anche del proprio bacino economico e di iniziative di fiere. Sì, sono anni difficili, però devo dire che Bologna Fiere conferma un po' il suo ruolo grazie al fatto appunto di essere una fiera vicina e di riferimento per i grandi distretti produttivi che sono radicati in Emilia-Romagna, ma che hanno un grande ruolo internazionale. Poi dobbiamo puntare su delle idee nuove, e quindi abbiamo avuto piacere negli ultimi mesi di poter sperimentare la fiera per i giovani, per gli studenti, per l'università. Adesso ricominciamo la stagione a settembre, ad ottobre, con il SAIE e il CERSAIE, ma poi sperimenteremo la prima edizione di una nuova fiera dedicata proprio alle smart city, alle città intelligenti. Ecco, io credo che la fiera debba essere anche un modo per dare un contributo ad una ricerca culturale di innovazione che a Bologna trova tanti spunti e tante sollecitazioni.